Teramo si rianima grazie allo sport. In attesa della famosissima Coppa Interamnia che si svolgerà dal 5 all'11 luglio, la città ha accolto oltre 400 studenti provenienti da tutta Italia per i campionati nazionali studenteschi di pallavolo. Il torneo si è svolto sulla costa teramana, mentre per la premiazione è stata scelta Piazza Martiri, cuore del capoluogo aprutino, segnato duramente dagli ultimi eventi sismici. Una bella iniziativa del MIUR, che è stata portata avanti dal CONI e dall'ufficio scolastico di Teramo. Sì, in effetti, nonostante le difficoltà, è un bel momento per lo sport nella scuola a Teramo. Quest'anno ci sono state parecchie iniziative di successo, tra tutte forse mi piace ricordare Special Olympics, un'interessantissima iniziativa di connubio tra sport e integrazione che ha visto la provincia di Teramo primeggiare come partecipazione addirittura a livello nazionale, motivo per cui la federazione di basket ha deciso di fornire una fornitura gratuita di 1000 euro in palloni da basket da dare alle scuole teramane. Quindi diciamo, nonostante le difficoltà, noi avvertiamo una forte spinta da parte del movimento sportivo all'interno delle scuole teramane. Dottor Nardorci, ma come stanno le palestre nelle nostre scuole? Le palestre non benissimo, ci sono parecchie scuole in difficoltà sia a Teramo città ma soprattutto forse nell'entroterra, da Montori a Crognaleto. Gli enti territoriali stanno facendo il possibile per risistemare un po' tutta l'edilizia, comprese le palestre, però la situazione è ancora abbastanza critica e nonostante questo diciamo comunque i successi che ci sono stati valgono ancora di più.